La Martinella oggi rintocca nel comune di Sovicille e il protagonista di questa puntata è alle nostre spalle. La cinta senese, ne parliamo con Claudio Galletti, un politico adesso in pensione, a riposo, ma che ha lavorato veramente molto già dagli anni 2000 per riconoscere questa eccellenza del territorio senese. Abbiamo voluto proprio partire da questa statua perché rappresenta un po' il punto di partenza della storia della cinta senese, anche se in realtà Galletti, la cinta è protagonista di un dipinto importantissimo per Siena, dove appunto viene rappresentata già dal 1300. Quindi benvenuto Claudio Galletti, grazie per la sua disponibilità. Vogliamo partire proprio da il percorso che è iniziato, come abbiamo detto, negli anni 2000 e per arrivare poi a quella che è oggi il riconoscimento della DOP e quindi di questa eccellenza. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Questa della cinta senese direi che può rappresentare un fatto che fa scuola su scala nazionale. Un animale antico, una razza autoctona, iscritta nel libro genealogico del Ministero, che praticamente era estinto. Da un punto di vista numerico, statistico, erano rimasti due produttori maschi, due riproduttori maschi e una decina di scrofe. Prende in mano la situazione, che era drammatica, la regione toscana, la provincia di Siena, insieme alle associazioni di rappresentanza del mondo agricolo, a un gruppo di imprenditori, all'associazione provinciale allevatori, viene messo in moto un progetto per la salvezza dall'estinzione di questa razza e per la sua valorizzazione e riproduzione. Viene coinvolta l'università, quindi la comunità scientifica, e è un esempio che fa scuola, perché di fronte a una razza pressoché estinta, con l'intervento congiunto delle istituzioni, degli imprenditori, delle loro rappresentanze, della comunità scientifica, si salva l'animale dall'estinzione e si rilanciano gli allevamenti, che sono sicuramente gli allevamenti di cinta senese, come ha citato la dottoressa qui accanto a me, quadro del buon governo di Siena, un'araldica diffusa in tante imprese, in tanti comuni. Questa testimonianza è di sicuro un qualcosa che rappresenta l'identità del nostro territorio, la cinta senese. Quindi mi verrebbe da dire che se Lorenzetti già nel 1300 l'aveva rappresentato nel buon governo, sicuramente aveva avuto un'intuizione importante, un'intuizione che però poi è stata con lungimiranza, proprio insomma, intorno agli anni 2000, portata avanti da lei in prima persona, ma da tanti altri attori, come ha detto, insomma. Certo, certo, è stata veramente una bellissima esperienza. È chiaro che ci vogliono le politiche pubbliche, ma che si incontrino con la progettualità e la volontà degli imprenditori, delle loro associazioni di rappresentanza, e quindi questo ha contribuito. Certo, la cinta senese, alla luce di quelle che sono state le attenzioni sempre maggiori verso la fine del secolo scorso, verso la qualità delle produzioni, la salubrità delle stesse, noi sappiamo che da un punto di vista organolettico i prodotti della cinta senese, le carni di questo animale, che è stato il primo a livello nazionale che ha avuto il riconoscimento della DOP, la denominazione di origine protetta, portata avanti sotto l'egida dell'amministrazione provinciale, dall'associazione allevatori, dagli imprenditori, sappiamo che queste carni hanno qualità organolettiche straordinarie. Allora, nella misura che è aumentata nei cittadini la consapevolezza di un mangiare sano, genuino e anche sapido, piacevole, ha creato le condizioni per rilanciare questi allevamenti, che erano, insomma, non ce lo scordiamo mai, pochi decenni prima sinonimo di arretratezza culturale ed economica in agricoltura. Ma inizialmente, quando c'è stata l'idea di rilanciare questa eccellenza, o perlomeno chi aveva visto nella cinta un'eccellenza, come hanno risposto le istituzioni in generale? C'è stata collaborazione, c'è stata volontà?
Beh, io direi di sì, insomma, parte un primo progetto proprio negli anni Ottanta da parte della Regione Toscana, sollecitata dal mondo degli imprenditori agricoli e dell'Associazione Allevatori, dove mette in moto delle risorse, dà l'incarico all'università, collabora con la provincia di Siena per risolvere i problemi di consanguinità, perché eravamo rimasti a due produttori maschi. E quindi c'è stato davvero un impegno profuso da parte delle istituzioni che però, ripeto, ha incontrato la volontà degli imprenditori, delle associazioni di rappresentanza. Io ricordo molto bene, nei 10 anni che ho fatto l'assessore, dal 99 al 2009, l'Unione Agricoltori, la Coldiretti, la CEA, insieme all'Associazione Allevatori, ci furono impegni consistenti. La provincia, io sono stato assessore dal 99 al 2009, a quei tempi si faceva il piano di sviluppo rurale provinciale, mettemmo un'attenzione particolare con una priorità assoluta per dare il sostegno, le provvidenze della PAC, della politica agricola comune, a chi impiantava nuovi allevamenti di cinta senese. Ecco, dicevo prima, se le politiche pubbliche si incontrano con la progettualità e la volontà degli imprenditori, beh, poi sortiscono dei risultati molto importanti. Assolutamente sì. E la risposta delle aziende invece qual è stata nella visione futura di mettere al centro questa nuova eccellenza, nuova tra virgolette, però di rilanciare riscoperta, sì. No, gli imprenditori aderirono in maniera importante. Nel giro di pochi anni, di un decennio, gli allevamenti passarono da qualche decina a centinaia, concentrati prevalentemente in provincia di Siena. Il numero degli animali certificati scritto nel libro genealogico diventò di diverse migliaia. Ora non ho i dati aggiornati agli ultimi 2 anni, però insomma è stata veramente una risposta importante, un'adesione convinta. Nel 2000 fu costituito il consorzio della cinta senese sotto l'egida dell'amministrazione provinciale nella sala del consiglio provinciale della provincia di Siena. Erano presenti tanti imprenditori, aderirono con convinzione e ci fu in quegli anni, c'è stato davvero uno sviluppo importante e di fatto la salvezza dall'estinzione dell'animale ed una ripresa di quelli che sono gli allevamenti, che tra l'altro io direi segnano anche allevamenti estensivi e quindi segnano anche, si parla sempre oggi di sostenibilità dello sviluppo, credo che rappresenti questa crescita consistente di questi allevamenti anche un qualcosa che incontra, come dire, le caratteristiche e le vocazioni del nostro territorio in un'ottica di forte sostenibilità. Quali sono state però le criticità che avete incontrato per strada, diciamo dalla prima pietra che poi possiamo in modo rappresentativo con questa statua, qual è stato il percorso e soprattutto quali sono state le criticità che avete incontrato in questi anni? Beh, le criticità ci sono sempre, gli imprenditori lo sanno bene, è sempre faticoso, tra l'altro insomma allevare la cinta senese, gli animali come gli ovini, i suini, i bovini hanno bisogno di essere accuditi 365 giorni l'anno e 365 notti, quindi è un pochino più complicato che produrre un vino ancorché di eccellenza, come ci abbiamo tante denominazioni nel nostro territorio, ma che comunque ti lascia molti più spazi anche per pensare ad altre cose. È stato difficile raggiungere la DOP, un percorso che ci ha visto incontrarci molte volte al Ministero con il Ministro, è stato difficile mettere insieme il disciplinare di produzione e l'alimentazione, che deve essere molto attenta e molto controllata. È evidente che insomma gli stessi investimenti che devono fare gli imprenditori non è che sono una cosa che si può fare a cuor leggero, perché poi ha bisogno dello stato brado o semibrado, non è che si tengono dentro un porcile nella cinta senese. Le caratteristiche dell'animale, che è un animale rustico, ma le qualità della carne arrivano se appunto viene alimentato in un certo modo allo stato brado e semibrado. Pertanto, insomma, i problemi ci sono stati, ci sono sempre, perché poi lei lavora per un'associazione che raggruppa imprenditori, anche
importanti di medie dimensioni, grandi dimensioni, sappiamo bene che gli imprenditori hanno sempre di fronte la necessità di fare gli investimenti, di combattere contro spesso un clima che è sempre più faticoso e da poter insomma programmare con tranquillità il futuro nelle proprie aziende, però mi pare che i risultati oggi ci dicono che fu una bella intuizione, ci fu una grande adesione, ci fu questa collaborazione tra il pubblico e il privato, che mi pare che quando appunto si incontrano queste due, la programmazione e la progettualità delle imprese, sortiscono dei risultati importanti. Lei ha messo l'accento più di due volte sulla parola qualità. Spesso un'altra delle criticità che hanno incontrato i nostri imprenditori è stata anche quella. Si è compreso la qualità del prodotto, le sue caratteristiche organolettiche e salutistiche, però poi allevare un suino, un maiale, con queste condizioni, queste caratteristiche, è chiaro che ha un costo molto superiore e pertanto spesso è stato faticoso far capire l'esigenza che poi un prodotto del genere ha necessariamente dei costi maggiori sul mercato. Però mi pare che insomma c'è ormai un mercato consapevole, una parte del mercato consapevole, che questo tipo di prodotto, questo tipo di pezzi di il prosciutto, i salumide, di cinta senese, chi li vuole mangiare bisogna che metta nel conto che hanno un costo diverso rispetto agli altri. Abbiamo detto bilancio positivo, una visione che ha portato ad un percorso, non facile sempre, ma comunque ad un percorso che ha portato risultati importanti. A distanza di più di 20 anni, diciamo oggi, che cosa vede nel futuro della cinta senese? Beh, questa è una bella domanda, nei confronti della quale, insomma, essendo ormai anche da oltre un decennio fuori, diventa anche difficile per me dare una risposta. Io credo questo in senso generale, che le produzioni di qualità avranno necessariamente, ovviamente, un futuro. Soprattutto siamo sempre più attenti alle caratteristiche organolettiche, alla salubrità dei prodotti. È evidente che, insomma, le difficoltà economiche delle famiglie, la necessità di controlli che sono indispensabili, sempre maggiori anche da un punto di vista igienico-sanitario, gli investimenti che sono sempre più pesanti per le imprese, ci consegnano una situazione, insieme al fatto che mi pare che si va verso una strada dove probabilmente diminuiranno anche gli aiuti e le provvidenze comunitarie per il futuro. E beh, insomma, gli imprenditori avranno da fare sicuramente, però sono convinto che chi ha fatto questa scelta, chi ci crede, chi ormai trasforma il prodotto, ce la potrà fare a stare sul mercato. Con questa caratteristica anche, fatemelo dire, io sono figlio di Mezzadri, i miei genitori abitavano in campagna, io da bambino ho vissuto lunghi periodi, sono stato fortunato rispetto ai genitori e ai nonni di essere andato ben oltre la terza elementare, come avevano loro, però allevare maiali era motivo di essere considerati all'ultimo gradino della scala sociale. Diventava quasi imbarazzante negli anni del dopoguerra del secolo scorso, finché poi è stata abbandonata la cinta senese. Avere dato dignità all'animale, valorizzato la qualità del prodotto, si è ridato anche status e dignità agli imprenditori agricoli. Credo che questa sia una bella cosa. Quindi potremmo tradurre con coraggio e determinazione, che servono ancora e ancora di più per il futuro della cinta senese. Direi di sì, coraggio, determinazione, qualità del prodotto, dignità a fare l'imprenditore agricolo che alleva la cinta senese. È chiaro che bisogna che ci siano sempre politiche pubbliche attente, perché io ripenso questo, che comunque l'agricoltura ha bisogno di aiuti agli investimenti, non parlo di assistenzialismo, di aiuti agli investimenti, perché poi è lì che ci sono, insomma, c'è la nostra vita, no?
grazie a Claudio Galletti per averci accompagnato in questo viaggio nella storia della cinta senese. Ringraziamo chi ci ha seguito, la Martinella, ringrazia anche il comune di Sovicille che ci ha ospitato e ringraziamo anche la statua che ha fatto da sfondo alla nostra intervista. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.